Viene presentato stasera al Centro Congressi il libro Il Genio e i Lumi, estetica teologica e umanesimo europeo in Chateaubriand, un'opera scritta da Don Giuliano Zanchi, segretario generale della Fondazione Bernareggi. Perché la figura di questo scrittore francese per la sua opera? Perché appunto questo è il tentativo di studiare un autore che è uno scrittore, un letterato, però di studiarlo dal punto di vista della teologia, perché all'inizio dell'Ottocento succede una cosa strana, cioè che di temi di cui si dovrebbe occupare la teologia, per delle strane ragioni, se ne occupa invece appunto un laico letterato che trova attraverso gli strumenti della poesia, della bellezza e della letteratura degli oggetti concettuali che la teologia sta trascurando nel suo confronto con la cultura dell'epoca. Qual è l'idea centrale del libro? È quella di dare valore anche per lo studio della teologia di oggi, dell'intuizione di Chateaubriand che appunto cerca di raccomandare la sensatezza pubblica del cristianesimo soprattutto attraverso il tema della bellezza, cioè il cristianesimo si capisce che è buono, che è vero, che è umano, soprattutto dei frutti che lascia nella storia e nella cultura e che si vedono soprattutto attraverso la bellezza. E questo è un tema appunto non soltanto romantico, ottocentesco, ma che sta ritornando di interesse anche per la teologia. A chi è rivolta l'opera? Beh, per sé questo è un saggio di teologia, quindi è rivolto a coloro che svolgono attività professionale nel campo della teologia, sono ricercatori, ma il modo con cui l'ho voluto scrivere è perché ciascuno che voglia scoprire, diciamo così, dei tesori classici riletti in un modo nuovo può leggerlo, non dico senza sforzo, però certamente con grande piacere e scoprendo appunto un autore che merita di essere letto anche oggi.